Proseguiamo questo viaggio, i musicanti, il backstage. Andiamo a vedere Pietro Pignatelli cosa sta facendo, perché è un tutto ma che fai, Pie? Stiamo preparando no, gli oggetti di scena. Anche attrezzista? No, vabbè, c'è un oggetto di attrezzista. Certo. Responsabile dei costumi. Andiamo però adesso, facciamo le persone serie. Infatti. Perché vi devo portare da una persona very important people. Vi porto dal nostro produttore Sergio De Angelis. Benvenuto Sergio. Ciao. Benvenuto a voi, grazie. Grazie ragazzi. Allora, io devo dire, com'è nata l'idea di produrre un musical così importante e così di impatto? Perché devo dire, è partito alla grande, sta andando benissimo e so che arriverete anche oltreoceano. L'idea nasce da lontano. Più di 20 anni fa ne avevo parlato con Pino e c'era questa curiosità, insomma, di sperimentare la sua musica con altri linguaggi. E quindi poi non si è avuto mai il tempo di realizzarla perché è molto impegnativo. E alla fine è un'idea che ho ripreso dopo la sua scomparsa 3 anni fa. Io e Fabio Massimo abbiamo immaginato di riprendere un po' questo vecchio progetto e quindi di sperimentare Pino, che è stato un grande contaminatore, il suo linguaggio musicale con la prosa e con la danza. E qui si nasce Musicanti sostanzialmente da un atto d'amore. E l'amore unisce sempre, unisce soprattutto con le emozioni, e questo è un inno alla vita. E soprattutto quello che trovo molto bello è mettere insieme tanti modi di esprimere la poesia e la musica, perché ci sono, e la gioia, perché Pino ci ha abituati a questo, e voi avete fatto un lavoro fantastico. Beh sì, in effetti una caratteristica di questo spettacolo è proprio la contaminazione. In realtà qui riescono a coesistere e ad armonizzarsi artisti che hanno le esperienze più diverse, che si va dal teatro di De Simone, della Letizia Gorga, l'ultimo cantante di Giacca, Ciro Capano, della sceneggiata, passando per cantanti blues, soul, per la band originale di Pino. Quindi è tutto un grande caleidoscopio dove confluiscono tutte queste emozioni, e in fondo cerchiamo nel nostro piccolo di rappresentare quello che ha fatto Pino. Pino è sempre stato un innovatore, uno sperimentatore, per cui abbiamo contaminato questi generi ed è uscito Musicanti dopo 3 anni di lavoro circa. Non è stato un lavoro fantastico, però un lavoro veramente fantastico. Senti, Bruno Oliviero, come ha diretto tutto questo? Cioè, vogliamo insomma un tuo lancio su questo aspetto. Bruno è il regista che ho voluto io, perché aveva già lavorato con me in produzioni cinematografiche. Lui ha avuto una regia con un occhio da documentarista. Lui è un bravissimo documentarista, l'ho scelto apposta, e quindi con un occhio molto attento al reale, ed è riuscito a ricostruire questa Napoli di fine anni 70, periodo del Napoletan Power, dove insomma si incontrano tante situazioni e tante emozioni che sono ancora attuali. Ragazzi, che dire, poi arriverete oltreoceano, quindi insomma New York, Canada, meglio di così ragazzi. Grazie di cuore, Musicanti, veramente grandi, grandi, grandi emozioni. Ciao.